benvenuto a Gabriele Lavia, che qui al Teatro Gobetti torna come fosse casa sua, anche perché qui è stato, come sapete, direttore per diversi anni e quindi siamo molto lieti di accoglierlo sotto il tetto del Teatro Gobetti, la sede dello Stabile di Torino, perché ieri sera al Teatro Carignano Gabriele Lavia ha presentato una nuova edizione, nuova anche dal punto di vista della drammaturgia, come si avrà modo di approfondire nel corso di questo incontro, dell'Uomo dal fiore in bocca di Pirandello, e le repliche proseguiranno fino alla fine della prossima settimana. Io ringrazio Gabriele di essere qui con noi per l'incontro con il nostro pubblico. Ben inteso, non tutti avranno già avuto modo di vedere lo spettacolo di ieri. Questi incontri servono anche per allettare, per introdurre, presentare lo spettacolo, e quindi si avrà modo di recuperare con le recite prossime. E affido il microfono direttamente al professor Franco Perrelli, che conduce e presenta questo incontro ed è qui anche perché queste iniziative sono organizzate dal nostro centro studi d'intesa stretta con l'Università di Torino. La parola al professor Perrelli. L'unico modo per me di essere applaudito è questo. Invece queste emozioni sono più scontate per me. Allora, c'è una stanza enorme, buia, è l'antro di una stazione meridionale, dice Gabriele. Mi ha ricordato terribilmente la stazione di Livorno, dove mi è capitata una cosa del genere una notte, sono rimasto, è una cosa monumentale, quasi funebre. C'è un orologio senza lancette che richiama sicuramente gli amori nordici di Gabriele, che è stato notoriamente uno dei registi che ha dato più spazio alla drammaturgia nordica. L'orologio senza lancette richiama Bergman classicamente. C'è uno sferagliare terrificante. Stanotte c'era il posto delle fragole. Il posto delle fragole, e ho acceso e c'era proprio la scena dell'orologio senza lancette. Ecco. È una citazione, però, È chiaro. Capisci tu e altri pochi, però è una citazione. È messa in mezzo, non vuole essere nascosta. No. Ma tutti gli orologi non funzionano in questo spettacolo. E infatti tutti perdono i treni e perdono la partita con la vita. In qualche modo c'è il settimo sigillo in questo spettacolo, in qualche modo. Dunque è un Pirandello che si svolge in una stazione meridionale, in un'atmosfera gotica. Anzi, mi sembra che la cifra fondamentale sia quella del cinema noir. In certi momenti ho avuto addirittura certe immagini di Harry Potter, sai, le immagini più stregate di Harry Potter. Naturalmente poi il critico, il pubblico, lo spettatore, poi il critico, lo spettatore come un altro, né più né meno, si fa il suo spettacolo, ovviamente. Il mio spettacolo è stato questo, ed è un Pirandello corrusco, un Pirandello calato in una animazione cupa della materia scenica. A questo punto mi sono chiesto, Gabriele, cosa sei tu nel teatro italiano? Cioè, ti spiego perché? Perché sicuramente, a mio avviso, sei la propaggine di una nobilissima genia di attori che proprio in questo teatro, tra l'altro, hanno radici. Ma io ho avuto come l'impressione che sei stato uno dei pochi che ha attraversato e superato la stagione della regia, recependola, facendola e via dicendo, ma mantenendo quella centralità italiana fondamentale dell'attore. Ti dico, negli anni 80 venivamo a Roma, perché Roma all'epoca aveva una vita teatrale che nessun'altra città aveva, cioè c'era Torino, Milano, il piccolo, eccetera, però Roma aveva le cantine, si andava a vedere Carmelo Bene, Perlini, la Piramide, via dicendo, e poi si andava a vedere Lavia. Si andava a vedere Lavia, ricordi Masnadieri,
anche lì ritmi, pathos, forza, energia scenica, animazione della materia scenica. Poi arrivarono gli Strindberg, i nordici, sei stato uno dei pochi attori italiani che ha tirato fuori quello che nessuno ha mai visto, l'umorismo di questi autori. E anche lì si veniva a vedere questo, cioè è come se tu avessi portato l'attore italiano di tradizione dentro la regia senza confliggere troppo con quella che è stata la moda della regia, mantenendo però questa straordinaria tradizione dell'attore italiano e in qualche modo avendo una costante che questi attori avevano. La Brusa lavorava sul dolore, Zacconi lavorava sui temi corruschi della morte, del pathos e via dicendo. È come se tu li avessi interiorizzati e li avessi traghettati nel nostro secolo. Lo spettacolo ieri sera mi ha dato questa impressione. Ma conosci te stesso, diceva il famoso adagio, e io non conosco me stesso. Una cosa posso dire, sin da quando, ormai tantissimi anni, faccio il teatro, da 54 anni, e da 44 faccio anche il regista, e so di essere sempre stato un regista che fa l'attore, non un attore che fa il regista. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo spettacolo che io preparo non è uno spettacolo, io non sto mai in scena durante la regia, sono sempre giù, c'ho un mio doppio che muovo come un burattino come muovo gli altri attori. Il mio modo di lavorare è un modo molto pignolo, noioso, pedante. Non può accadere che ci sia una cosa che è fuori posto. Questo perché poi lo spettacolo debba sembrare improvvisato. Dico sempre ai miei attori, dobbiamo studiare bene la musica e poi la suoniamo jazz. Suonare jazz vuol dire avere un rigore interiore, non vuol dire famo come ci pare, vuol dire un rigore interiore. L'affettività, l'anima, la psiche è jazz, perché non è fissabile. Ho sempre avuto una discussione. Io credo che Carlo Marx abbia detto una cosa che i miei colleghi registi avrebbero dovuto recepire. Diceva, saliamo al concreto. In altri termini, sono convinto che il dovere di un regista è di farsi capire. Non esistono registi veri che non si facciano capire. Se Ingmar Bergman si fa capire, perché devo andare a vedere uno spettacolo di Tuzza Banchi Nicola e non capire? Quando uno si nasconde dietro le fumisterie, c'è qualcosa di marcio in Danimarca. E poi, con quale diritto io non devo farmi capire? E mi devo far capire da tutti. Questa è la prima cosa che dico sempre a tutti i miei attori. Per favore, saliamo al concreto. Per favore, non si capisce. Si deve capire. Lo dico a volte le cose, meglio ripeterla. Perché qualcuno, qualche spettatore o spettatrice ha perso la prima volta. I grandi testi di teatro, le cose vengono dette due o tre o quattro volte. Noi oggi siamo abituati che tagliamo, ma Shakespeare, ma persino Ibsen, il tuo
lui è un espertissimo di Ibsen, Strindberg, un grandissimo traduttore, oltre che caro amico, abbiamo un progetto. Abbiamo lavorato insieme. Ma non sai che cosa, a proposito di non capire, oggi mi sono andato a guardare sul computer quello che mi hai suggerito ieri, che è un vecchio sogno della mia vita. Farglielo sentire. Eh? Non farglielo sentire. No, tanto non lo faremo mai, è troppo difficile. Ci sono due cambi di scena. Recentemente voglio raccontare questo spettacolo. Ho sempre pensato che... Quale, Gabriele? Questo della... non quello che faremo l'anno prossimo. Sì, perché lui l'ha già tradotto, per cui dice, me la sono sfangata, non devo lavorare tanto. Allora, ho sempre pensato di iniziare L'uomo da fiore in bocca, spettacolo che ho in mente da tantissimo tempo, e non so perché, tantissimo tempo fa, avevo pensato che fossero due clown. Sentite quanto intellettualismo, sentite com'ero cretino, tanti anni. Poi ho visto che qualcuno l'ha fatto vestiti da clown, perché tanto, dice, uno interpreta, la vedo così. Mi mette sempre un po' di sospetto il la vedo così, però ognuno la vede come vuole. Altrimenti Pirandello, se ognuno non la vedesse come vuole, metà della sua opera non esisterebbe. A chacun sa vérité, no? Ciascuno a suo modo, l'hanno tradotto in questo modo in Francia. L'anno scorso ho fatto... due anni fa ho fatto i sei personaggi in cerca d'autore, l'anno scorso ho fatto Galileo, uno spettacolo molto complesso, molto grosso, proprio anche come numero di attori e tecnici che stavano attorno a questo, a questa macchina molto complicata. E volendo fare la trilogia sulla morte di Pirandello, mi è venuto in mente quest'anno di fare qualcosa di molto particolare, di prendere L'uomo dal fiore in bocca, che secondo me è il capolavoro assoluto di Pirandello, e il fatto di essere così corto lo rende ancora più folgorante. Quando Ruggeri chiede a Pirandello di scrivergli qualche cosa, un atto unico di un quarto d'ora, poco più, da recitare dopo lo spettacolo, come si usava una volta, si chiudeva il telone, si mettevano davanti, dicevano poesie, o in questo caso un tavolo e due sedie, perché Pirandello scrive Caffè notturno, sottotitolo La morte addosso, una novella che è già il testo perfetto, perché non vi è nessuna descrizione di era una notte di primavera, lui alzò il sopracciglio, non c'è niente, sono... Ah, lo volevo ben dire, lei è un uomo pacifico, ha perduto il treno? Sì, sì, per un minuto, sa, un minuto di orologio, e me lo vedo scappare sotto il naso. Beh, gli poteva correre dietro, magari, se non avessi avuto tutti quegli impicci di pacchi, di pacchetti e pacchettini, più carico di un somaro, ma le donne, eccetera, eccetera. E viene fuori e comincia a snodarsi questo tema della morte, che poco alla volta si concretizza fino alla visione del segno della morte, un tumore sotto un baffo, l'epitelioma.
Il testo è simbolico. L'epitalioma è il segno della vita. Perché la vita sia vita, deve contenere in sé la morte. Per i greci era il periodo thanatophoros, per cui cioè qualcosa periodos che dice una cosa che gira intorno, no? Un cammino tondo, perigli, no? Che gira attorno e che esce dalla morte, dalla non vita, per rientrare nella non vita. Pirandello, che come sappiamo innanzitutto e per lo più è un filosofo molto complesso, perché se uno pensa che questo da Agrigento si è andato a studiare a Bonn, dice ma questo non era sano di mente. Quei 10 giorni ha scritto il Fumatia Pascal, scusate, abbiate pazienza, lì ci fermiamo. In 3 giorni ha scritto i 6 personaggi in cerca d'autore, in 3 mattine, perché al pomeriggio scriveva ciascuno a suo modo. Ci sono persone che, beate loro, hanno questo dono, questo beato. Bene, il tema della impossibilità di vivere senza la presenza della morte e anche l'impossibilità della vita di comprenderla. Nessun uomo che viva, sì, tutti noi sappiamo che dobbiamo morire, man mano che andiamo avanti con l'età, alla mia età, all'età della Signora, si pensa alla morte del Signore, si pensa alla morte 24 ore su 24, non si esce da questo, eppure nello stesso tempo è inconcepibile. Ogni gesto che noi facciamo è proprio qualcosa che rifiuta la possibilità, l'essenza di poter morire. Lo spettacolo doveva per me svolgersi in una stazione ferroviaria. Volevo che si vedessero questi pacchetti e pacchettini colorati che nessuno ha mai veduto, perché 20 pacchi non sono uno scherzo, 20 pacchetti, e così avevo la possibilità di vedere questo sentimento del contrario di Pirandello, che è estate ma piove, estate fa freddo, si trovano in un momento della loro vita, in un punto Aleph, in cui tutto è contro. I pacchi, come la vita peraltro, no? La vita in genere è questa, è un insieme di fastidi, diceva Gianrico Tedeschi, la vita è una serie di disgrazie con qualche sciagura. Gabriele, per fortuna non c'era di clown, ma io sì, per fortuna. Però mi è sembrato di vederci l'uomo del sottosuolo. Ma sai, me lo porto appresso da tanti anni, però l'ho pure fatto, lo vedevo. Lo so, certo che l'ho visto. Ecco, questo era un Pirandello secondo Dostoevskij. Beh, sì, ma Pirandello è anche Dostoevskij. E Dostoevskij è pure Pirandello, perché... E poi, tutto sommato, sono sempre io. A un certo momento dico allo scenografo, voglio una stazione, andiamo a vedere dei libri di stazioni che ti consiglio, perché sono una meraviglia le stazioni. Anche perché la stazione, fino a un certo periodo, non so bene perché, aveva qualcosa a che fare con l'Aida. Se uno pensa alla stazione di Milano con quei cavalli alati, poi sono diventati, l'architettura moderna purtroppo ha tolto i cavalli alati. Roma Terra. Sì, sai che è brutta, è molto più bella. E allora prendiamo una cosa così che si possa fare, che abbia
che facciamo questa stazione, questa sala d'attesa. Purtroppo il Carignano è un pochino piccolino, per cui abbiamo dovuto stringere le pareti, quindi la banca che era lunghissima, e questi signori erano uno di qua, uno di là, abbiamo dovuto stringerlo un pochettino per il Carignano, che sappiamo che è un teatro lievemente più piccolo. È stato un errore da parte mia non dare delle misure, ho commesso qualche errore. E ho sempre pensato che la cosa si dovesse svolgere in questa sala d'attesa che diventa la sala d'attesa della morte. Ogni uomo si trova in una strana sala d'attesa dove perde sempre i suoi treni. Perché? Perché è impicciato, c'ha tanti fastidi. Se non avessi fatto il teatro, magari avrei fatto avevo tanti desideri nella mia vita, ma non potevo, perché dovevo recitare a Cesena, a Modena, a Torino, a Milano, a Catania, a Palermo, e per cui, come lui, aveva la lezione quel giorno, doveva fare quello, e quanti amori ho perso, magari, perché una volta recitando in Jugoslavia mi innamorai di un entraîneuse, una volta gli alberghi avevano tutti il casinò in Jugoslavia quando c'era Tito. A me facevo lezione, non capita. E allora lì c'era un entraîneuse bellissima, bionda, slava. Scusami se io non parlo slavo, lei che non capiva disse bravo. Vi ricordate la canzone di Lucio Battisti? E chissà, magari invece a quest'ora ero un stavo jugoslavo, un malvivente jugoslavo. E così abbiamo fatto questa cosa qui. Mi sono detto, devo prendere delle novelle, e siccome io conosco molto bene le novelle di Luigi Pirandello, che ha scritto un'infinità di novelle, beato lui, bellissime, clamorose. Perché cosa fa Pirandello? Pirandello va a Bonn. E a Bonn cosa vede? L'espressionismo tedesco. E quando vede quei quadri di Kirchner, di Grozzi, dice, ma cazzo, ma questo è Turigio. Ma che società? Ma chissà, Sora... Si rende conto che quelle cose sono ad Agrigento, è ancora più espressionista di Bonn, della Germania. E quando torna in Sicilia ha la folgorazione e comincia a scrivere di personaggi sghembi, storti, contorti, distorti. E la dice... La bambina, un cadaverino. E quando dice un cadaverino, è un cadaverino che cammina. Quella ragazza che, siccome vede un pelo rosso dell'insegnante di inglese, brutto, con la pelle bianca come un pelo rosso come un cavaturaccio, quel pelo le fa venire in mente una perversione erotica, per cui dopo la lezione sale sul tetto e si butta di sotto. Storie incredibili riesce a scrivere. E prendo queste novelle, alcuni pezzetti, a volte solo quattro parole, novellette che hanno a che vedere con la morte e con la donna, la figura femminile per Pirandello è sempre legata alla morte. Ma dice, ma perché? Perché così? Pirandello è fatto in questo modo. E ho composto questo testo che poi l'ho messo in scena con un lunghissimo lavoro di preparazione. E volevo fare uno spettacolo, perché la cosa più difficile sono i rumori.
piove sempre. Hai guardato il cinema un po' anche? Me lo dicono, sì, volevo fare un inizio cinematografico. E la cosa più difficile, ci abbiamo pensato a lungo, intanto i rumori, questa parte con un tuono, poi piove, e la pioggia prima è in palcoscenico, poi è anche in platea, e i tuoni sono in platea e vanno in palcoscenico, poi il treno, ma devo anche vedere i finestrini dei treni, e quello è stato la cosa più difficile, è fare il treno che scorre dietro la finestra, perché ovviamente non c'è un treno, però il pubblico vede un treno e, credetemi, è molto, molto, molto difficile. È una stupidaggine, ma bisogna farla. Perché hai avuto bisogno di effetti speciali? Qualche misura, perché hai guardato al cinema? È una scelta, sia chiaro, mentre altri attori generalmente risolvono l'uomo dal fiore in bocca soltanto col carisma soggettivo. Non volevo cacane perle, no, perché in genere l'uomo dal fiore in bocca, lo volevo ben dire, lei è un uomo pacifico, ha perduto il treno? No, non se può. Ma probabilmente anche Pirandello la pensava così. Noi abbiamo tutto un lieve accento siciliano che rompe, che rende popolare la dizione, che la sporca, la stringe. È uno spettacolo molto complicato di costruzione, è lo spettacolo più complicato e certamente più difficile che io abbia fatto. Ripeto, la cosa più difficile è il treno, la pioggia, non è, è complicatissimo. Voi andate a teatro sempre e vedete, che cosa vedete? Sempre. Non la vedete, che non avete l'occhio, non fate questo lavoro, vedete una cassa di là nera e una cassa di là nera, è vero o no? Fateci attenzione, poi gli attori quasi sempre hanno un parassita qua, l'epitelioma, e vedete l'attore, il microfono che gli ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina. Ho discusso con Carmelo Penne, gli dicevo, il tuo microfono ti ruba la voce e la consegna a una macchina, ma io faccio la fonè. Vabbè, sarà la fonè. E amico di Carmelo Penne? Molto, molto, molto. Abbiamo sempre discusso su questa cosa della fonè, perché a me non mi ci ha preso mai per il naso con la fonè, mi dispiace. Ma discusso vuol dire litigato? No, Carmelo litigava con le sue fidanzate. Carmelo era una persona di una gentilezza e di un garbo, di una cortesia, di una... tutto completamente diverso da quello che uno si immagina. Una persona timida, che aveva a un certo momento, è stata la sua grande, la fonè, aveva i suoi trigrammi, quante volte lui faceva il disegnino delle tre, non i pentagrammi, il trigramma, con la voce di bronzo, la voce d'oro, la voce d'argento, e lui a volte si trascriveva per la sua fonè. Cos'è la fonè alla fin fine? La fonè A, B, C, D, E, eccetera, eccetera, sono fonemi. La fonè è quel modo, secondo lui, di parlare che, sapete che a un certo momento è arrivata la semiologia che ha fatto un mucchio di pasticci, soprattutto in teatro, perché i teatranti non è che avevano la preparazione per prendere quella roba lì, a volte seguivano in maniera
autodidatta, insomma, è un'impossibilità. Uno non può. Di che cosa non teneva conto quando faceva, non sono capace, l'uomo da fiore in bocca e non so, cioè io dico solo la fone, io dico solo la fone, solo la fone. Allora volevo ben dire che io un uomo pacifico ha perduto il treno per un minuto, sa, per un minuto solo di orologio. Un po' doveva cambiare, quindi aveva il trigramma. Dice questa me la faccio tutta nella zona d'argento, questa nella zona di bronzo, questa nella zona d'oro. Risultato che la gente non capiva più. Dobbiamo dire le cose come stanno. Ma tu hai uno spartito anche, in qualche misura, sul copione? Non io, dico che è sì. Vedi, qual è l'errore? L'errore è stata la fortuna di Carmelo, quindi l'ha trovata. Qual è però, da un punto di vista filosofico, l'errore di Carmelo? Parlo della critica, che poverini hanno tutto un altro problema, non è che l'errore che non teneva conto da un punto di vista filosofico, non teneva conto di quella cosa strana che si dice psiche. Psiche è una parola greca, psiche, che vuol dire soffio, alito, respiro. E anche anima. Non a caso la velocità del vento si misura con l'anemometro. Il fatto che il respiro, per i greci che hanno pensato tutto quello che c'era da pensare in Occidente, avesse a che fare con il dire e fosse prodotto da questa cosa strana che si chiama psiche, di cui il sommo Eraclito dice: per quante vie percorrerai durante la tua vita, per quanti mai arriverai in fondo alla via più profonda della tua anima, così profondo è il suo logos. Adesso sarebbe un po' troppo complicato spiegare, però ci viene a dire questa cosa, che il dire ha, avendo necessità per essere della psiche, intesa come anima e come soffio e come respiro, può raggiungere profondità a noi ignote, tanto non arriveremo mai a quel profondo, perché è troppo profondo la possibilità, il logos, la possibilità del dire. Questo problema con cui con Carmelo ho discusso migliaia di volte, spesso al Santa Lucia di Milano, lui ogni tanto andava in cucina e faceva i maccheroni alla Carmelo Bene, i rigatoni alla... faccio un ragù veloce, e andava di là e faceva un ragù veloce. E lui dai col trigramma, coi disegnetti sulla tovaglia, dico sì, ma tanto tu credi di fare la fonè, tu non fai la fonè, tu la dici in un certo modo, ma io non sento la fonè, io sento qualcosa che è dentro Carmelo Bene, perché comunque non puoi astrarre dal tuo essere, non puoi, è una pura sciocchezza. Era come quando negli anni 60 credevano che fare Bertolt Brecht fosse vengo qui a fare la rivoluzione. No, fanno ancora così, Sì, sì.
Beh, poi un giorno ho visto il Berliner Ensemble, recitavano sì, realistico, normale, vero, sì. Sembrava Stanislavski. Sì, sì, è vero, ho visto proprio l'altra sorte del Berliner Ensemble, era un battone, no? È tutta una stronzata allora questa cosa che se la menano, se la rimenano. Però mi interessa capire, cioè, tu hai uno spartito. C'è uno spartito nel senso una che partitura. Una partitura che nasce insieme, che è la composizione musicale, nasce insieme, perché, come ti dico, io recito jazz con i miei attori, quindi non posso scriverla, devo mettere in condizione, non è che è possibile scrivere, ma si è fatto male. Ah, no, guardi, lei in giro, lei si è fatto male al braccio. Gli occhiali, ma io, dove sono gli occhiali? Ah, ecco qua. Questo non è possibile scriverlo, perché non è letteratura, non è musica. È il jazz che ogni sera deve essere diverso, pur nella stessità. Del tema, della variazione. Questo è molto, molto, molto difficile, perché ho bisogno di attori con cui lavoro sempre, ho bisogno di attori che siano svegli, e questa cosa qui però è un rigore assoluto, lo spettacolo. Io sono un rompipalle, no? Deve essere tutto preciso, sono noiosissimo. Gabriele, hai pensato a Sartre, Le porte chiuse? Mi ha dato un po' l'idea, questa claustrofobia, che quei personaggi fossero già morti in qualche misura, parlo dello spettacolo di ieri. Sì, sì, hai sì, pensato un poco? Ma sai, non è, ce l'ho, sono cose che uno c'ha dentro, e a un certo momento mi è venuto così, ma sicuramente quando tu dici memoria dal sottosuolo, certo, sono personaggi del sottosuolo, sono scarafaggi che strisciano nelle fogne, questi hanno problemi, tutto è, anche io per esempio. Sai che il mio vero mestiere è disegnare, il primo disegno che ho fatto di questo, che ce l'ha la mia segretaria a Firenze, era il Pacifico Avventore, perché volevo che il Pacifico Avventore fosse un personaggio con la stessa statura dell'uomo dal fiore in bocca, non fosse uno che dice ah sì davvero, e quello la spalla, cioè, non la spalla, no, volevo un protagonista. E allora sono andato a prendere questo tema della donna, l'odio per il maschilismo del siciliano turpe, esacerbato, perché ha la moglie, ha due figlie a casa, quindi ha la suocera che si è riservato, dice, però sa, c'è quella bella novella, dice, sa, però, dice, ho una loggetta piccola che è la mia delizia, alla vista degli orti, e quando vedo la luna, le stelle nel cielo, io non so, mi sento. Ecco, come fai a scrivere una cosa delle serie, fatalmente deve essere diversa, sai, io mi sento piccolo, ma come, piccolo, ah, dice, lei sente questo personaggio, così diventa, nella sua essere piccolo, diventa un grande personaggio. Sono molto contento di come è venuto il personaggio del Pacifico Avventore, sono molto contento, e Michele, che peraltro, essendosi bussato una spalla, perché per ieri ridebuttava dopo diversi giorni che non ha recitato, ha recitato un
mio assistente che la sapeva a memoria, perché si è fatto male, scivolato. Senti, abbiamo parlato un po' della cucina dell'attore, cioè del metodo, non dico il metodo, ma quantomeno cioè proprio la pratica, l'artigianato, questo alto artigianato che struttura poi il tuo mestiere. Tanti anni fa, forse non ti ricordi, abbiamo incontrato insieme Orazio Costa, che ti considerava straordinariamente. Orazio Costa è un maestro del teatro italiano dimenticato, cioè, anzi era dimenticato a mio avviso anche quando eri in vita. Qual era il rapporto che ti legava con questo grande maestro? In che cosa te ne sei distaccato eventualmente? Orazio, io devo tutto a Orazio Costa e Giorgio Strehler. Quello che io sono come teatrante, nel senso del mio rapporto profondo, direi morale, uso questa brutta parola, ma c'è, non dobbiamo nasconderci che l'uomo vive in un certo modo dove vive, e questo modo è la morale, il modo di essere dentro il palcoscenico, il teatro, io lo devo tutto a Orazio Costa. Il mio essere regista lo devo tutto a Giorgio Strehler, anche se il suo modo di fare la regia e il mio modo sono due cose completamente diverse. Giorgio aveva bisogno di tempo, in altri termini, Strehler non dava mai nessuna indicazione, per questo aveva bisogno di tantissimo tempo, parlava, saliva, vedeva, c'era una cronica, e in questa riusciva a tirare fuori dagli attori qualcosa di unico. Strehler è stato il più grande regista, la regia che è morta ormai storicamente. Noi siamo post-registi. Siamo post-registi, perfettamente. E inizia col dopoguerra e Strehler certamente è stato il più grande. Noi non esisteremmo senza di lui. Ma era diversissimo da Orazio Costa. Completamente. Orazio era diverso, molto, molto, molto diverso, perché Orazio ha avuto una vita interiore molto particolare. Bisogna sempre pensare che Orazio Costa ha fatto la prima comunione a 47 anni. E di famiglia atea, la madre era religiosissima. E questo attaccarsi poi, insomma, è la vicenda artistica di Orazio, non si può staccare dalla sua vicenda umana e dal suo rapporto con la fede. E vuoi anche poi lui, Strehler considerava tutti robaccia, aveva tinti, ma c'era una sola persona, dice Orazio, è un'altra cosa. Dico, perché Giorgio non fa il piccolo Aiolf? L'ha fatto lui. L'ha fatto Orazio, come l'ha fatto Orazio non lo posso fare. E dice, no, questa è una cosa di Orazio, io non la posso toccare. Aveva un rispetto, ma erano persone, ma stiamo parlando di Strehler e di Paolo Grassi, ma io intanto la mia prima regia, Strehler, l'ha ospitata al Piccolo Teatro, per dire che insomma, chi ero io? Ero un ragazzo. E a ogni prima, finché sono stati vivi, non mi è mai mancato, mai,
dalla mia prima regia un telegramma, uno scritto, una lettera, un fax, conservo l'ultimo fax di Strehler che mi mandò da Vienna un mese prima che poi lui morisse. E lo stesso Paolo Grassi veniva a vedere lo spettacolo, il giorno dopo mi mandava una lettera, ma Paolo Grassi mi mandava delle lettere, che te la devo far leggere qualcuna, dove diceva: cavolo, Dio, anche quest'anno le sue scelte rispondono a delle esigenze profonde, eccetera, eccetera, facevi i complimenti. Mi permetto alcune osservazioni. Uno, due, tre, 4, 5, 28, 57, pagine, pagine di osservazioni. Ma questo cosa voleva dire? Che l'aveva guardato con molta attenzione. E c'è una che non mi dimenticherò mai perché è troppo bella. Dice: taglierei qualche battuta al De Carmine, Renato De Carmine. Punto. Comprendo oggettive difficoltà, punto esclamativo, puntini, perché se tu tagliavi una virgola Renato De Carmine, lui, scusa Renato, invece di dire oh mamma, ciao, ciao mamma, il secondo ciao mamma magari tagliamo. Come? Tienilo, tienilo, no, no Renato, no, tienilo, anzi dillo tre volte, perché era proprio confuendo oggettive difficoltà, non c'era riuscito nemmeno Strehler a tagliargli una... Allora, abbiamo fatto una specie di reincarnazione storica del teatro italiano, che sono emersi Strehler, sono emersi Grassi, Carmelo Bene e tanti altri. Abbiamo 10 minuti, vorrei sentire se qualcuno del pubblico vuole fare delle domande. Beh, adesso vi siete divertiti, ma adesso dovete lavorare. C'è qualcuno? Qualche curiosità? Ora o mai più? Quello di Galileo è stato il più complesso e poi ha detto che questo è stato più complesso. Quale dei due? Sono due complessità diverse. Galileo è una macchina con 12 tecnici e 30 attori e comunque sia tenere già solo quando ci siamo seduti intorno al tavolino alla prima prova, io mi sono detto: oh mio Dio, e ora? È uno spettacolo di 3 ore e mezza, questa dura 1 ora e mezza, è la Mole, sai, ma è come fare Ben Hur. Tu fai Ben Hur, va bene, sì, ma magari Le Feu Follet di Louis Malle è più bello, mi è piaciuto di più, sì, però Le Feu Follet non ha la corsa delle pighe dove ci vogliono 8 registi e i cavalli e quelle cavallate, capito? È sempre, quindi sono due difficoltà diverse. L'uomo dal fiore in bocca ha una complessità più inafferrabile, anche perché poi sei in due, e bene o male devi tenere gli spettatori per 1 ora e mezza, in due. Galileo è complicato, è anche complesso, ma insomma Galileo è tanta roba. E tanta roba proprio tecnica. Poi uno scherzo, ma già la complicazione di avere dagli eredi di Hans Eisler le musiche,
poi il Berliner Ensemble che non te le dà, poi le devi avere, poi le devi trascrivere, poi devi avere i musicisti che te le suonano, i tre ragazzini che cantano, non è uno scherzo. Meno male che a Firenze c'è la scuola musicale di Fiesole, con cui sono molto in ottimi rapporti, che mi hanno veramente dato una mano, altrimenti noi non saremmo riusciti a fare Galileo, perché io volevo fare Galileo, Vita di Galileo, come l'ha scritta Bertolt Brecht, non come se la ronzano i miei colleghi registi no, volevo fare quella cosa lì, o uno la fa com'è, oppure non la faccio. Io ho visto dei Galileo, di Vita di Galileo, che vergognosi, che servivano unicamente perché c'era l'attore che voleva dire quei due, tre, quattro monologhi sulla scienza, ma non era Vita di Galileo. Io ho fatto Vita di Galileo, forse male, ma ho fatto Vita di Galileo, quella roba lì, non la mia visione di, non credo nella visione personale, non credo nella visione registica. Vedete che i miei ultimi spettacoli seguono la didascalia, addirittura a volte la leggo. Non voglio essere, non voglio mettere farina del mio sacco, lascio questo ai miei colleghi più giovani. No. E se farò, ve lo dico, perché lui ieri, che è, lui sembra buono, ma lui è una serpe. Perrelli, la serpe. Allora, mi è venuto in camerino e dice, però tu, è arrivato il momento che fai John Gabriel Borkman. E allora io per cosa mi sono messo a camminare nel camerino come Borkman. Dice, ma l'hai già fatto, vedi? Dice, si tratta solo di imparare le battute a memoria. Voi non dite a nessuno. John Gabriel, John Gabriel Borkman. È molto difficile. Sono tre scene. E l'ultima scena nevica in continuazione. Ed è all'aperto. Eppure essendo l'unico regista che ci sia qui in grado di fare la neve, cioè fare una nevicata che non ha idea, perché so come si fa, cioè tecnicamente la so fare. Il problema è che poi bisogna fare, è uno spettacolo enorme, perché Ibsen ha scritto un capolavoro assoluto, è veramente magnifico, una cosa di una bellezza, è un piccolo sogno che non realizzo, però se lo faccio come scritto, perché ne ho visto di recente qualcuno, per favore, certo, ci sono cose che quando uno le tocca, magari le tocca male, ma con un rispetto e un rigore, e non posso mettermi a fare la crocifissione di Cristo, dice vabbè ma la croce, non c'è la croce, ma non importa, non se ne accorge nessuno, ma vabbè lui fa così, e la facciamo col teatro moderno, e no, e non funziona così, c'è scritto che Lupicchi mi chioda. Loro non sanno che nello spettacolo che c'è a Carignano, quando lui esce e c'è la pioggia, viene bagnato veramente. Infatti ieri abbiamo dovuto aspettare un po' che ti asciugassi prima di poterti salutare. Scusate, adesso capisco. Perché quando piove uno si bagna. Dice sì, però noi lo sappiamo che non è la pioggia, che è un disco che manda il rumore della pioggia. Sì, è un disco che manda il rumore della pioggia, ma quando io rientro sono veramente bagnato. E allora questo effetto di straniamento tra il rumore della pioggia e l'acqua vera
Questo è teatro. Sì. Che cos'è il teatro? Il pugnale vero, ma ti ammazzo per finta. C'è qualcosa che deve essere vero, la forza dell'attore. Non posso fare, se devo fingere di strozzarti, ma non metto la forza sulla tua carotide, ma una cosa vera ci deve essere, la svelatezza, una cosa vera greca, una aletheia ci deve essere in qualche modo, altrimenti non, il teatro non c'è. Dopo tanta pioggia capisco la tua riserva a far la neve e farti nevare l'ultima scena, però al di là di questo... Guarda, io ci ho pensato tutta la notte, ho anche disegnato due scenografie. Mi ha colpito una telefonata, una volta ci siamo fatti e si parlava di messa in scena, eccetera, e io ti ho detto, ma sono tanti attori, è una situazione estremamente ricca, e tu hai detto, ma facciamolo il teatro, cioè, allora, l'idea che mi dai tu è di una frase di Max Reinhardt, scopo del teatro è il teatro, dice Max. Il teatro è un assoluto, non può avere uno scopo diverso dal teatro. E io poi io, sai, io forse perché sono vecchio, ma ho sempre amato quel teatro dei burattini. Ho sempre amato il teatro dove la gente a un certo momento ci casca, si emoziona. Se no mi rompo i coglioni a teatro. Adesso si usa, sai che hanno scoppiato tutti le cose, in Germania a un certo momento cade il muro di Berlino, i registi che erano a est arrivano e diventano il massimo della raffinatezza, no, della cosa, è da lì che nascono tutte quelle regie liriche dove uno dice ma forse non capiscono il libretto, quelle bizzarrie che le streghe di Macbeth che fanno la pipì in palcoscenico, perché la cosa più importante è scandalizzare. Sono felici se poi si interrompe lo spettacolo, perché è un'altra cosa. E adesso ci sono tanti registi, tutte uguali le regie sono, dove gli attori vengono davanti e dicono il testo, non so, ah, lo volevo ben dire, lei è un uomo pacifico, ha perduto il treno, sì, per due minuti, tutti davanti. Sì, per due minuti, sì, del davanti, sì. Sì, vabbè. Raccontami una storia, è così semplice, come diceva Fellini, raccontiamo una storia. Perché io non devo raccontare? È difficile raccontare una storia. C'era una volta una bella bambina che si chiamava Cappuccetto Rosso. Mi è capitato certe volte di fare dei corsi di drammaturgia e allora prendevo una favola. Dico, prendiamo Cappuccetto Rosso, adesso la mettiamo in scena, la scriviamo, facciamo come se fosse Pirandello. Siete drammaturghi? Come se fosse Ibsen, come se fosse Strindberg, come se fosse Shakespeare. E tutte le volte comincia in un modo diverso. È chiaro, ed è un grande allenamento per chi vuole scrivere, provarsi nelle varie drammaturgie. Se Shakespeare scrive il Cappuccetto Rosso, da dove comincia? Dal lupo. Lupo Riccardo III, sono qui, mi hanno detto che tra poco passerà quella bambina. È chiaro che comincia così, però Shakespeare non può cominciare in questo modo. Pirandello lo fa cominciare dalla nonna.
e Ibis dalla neve. Ah, sì. E Gabriele è stato molto generoso, sia nella memoria, sia direi nell'interpretazione. Rousseau ci ricorda una cosa, che gli attori lavorano quando noi riposiamo. Io penso che dobbiamo chiudere l'incontro, perché tu devi andare a lavorare, e ringraziamo Gabriele Labbia per questa sua...